È un tavolo che è stato istituito nel 2015, che ha già lavorato molto negli anni passati proprio sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Appena venne emanata la legge 142 del 2015 e che oggi ha ripreso vigore dopo questo periodo emergenziale Covid, proprio perché gli sbarchi dei minori stranieri sono aumentati e perché abbiamo varie esigenze operative sul progetto. Già c'è un'ottima sinergia con tutte le forze dell'ordine, le questure, guardia di finanza, carabinieri e oggi vogliamo che questa sinergia riesca a produrre un'accelerazione dei tempi delle procedure relative all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, quindi per questo ci siamo riuniti, l'esito è stato assolutamente favorevole. Sino ad oggi soltanto questo procuratore per i minorenni aveva emanato delle tre linee guida sulla materia, e credo che arriveremo alla stipula di un importante protocollo in tempi molto brevi. Una giornata interessantissima che vuole essere prodromica alla firma di questo protocollo, in ordine al quale con la presenza di tutti gli attori competenti in materia abbiamo cercato di capire se c'era quello che c'era da modificare, eventualmente da modificare, quindi anche il signor procuratore presso il Tribunale dei Minori di Ancona si è dichiarata disponibilissima ad apportare qualche piccolo accorgimento di natura tecnico-operativa, ma la giornata è importante perché segna l'impegno che la Regione Marche ha assunto rispetto ad alcuni temi come quello dell'accoglienza, o meglio dell'implementazione dell'accoglienza e soprattutto quello del coinvolgimento anche a pieno, come peraltro il protocollo prevede, dei servizi sociali dei comuni. Ecco, alla luce di quelle che sono le indicazioni che sono emerse dalla riunione da questo tavolo di questa mattina, credo che a breve e comunque entro la fine del mese ci sarà un successivo tavolo che vedrà il coinvolgimento anche della parte politica della regione, in modo da poter arrivare noi auspichiamo entro la fine dell'anno, ma se ce la facessimo prima, alla firma del protocollo e quindi alla piena attivazione dello stesso sui vari territori della regione.